con la mente e con il cuore. Namaskar. Fratelli e sorelle, grazie ancora per essere qui in una nuova video lezione riguardo il sistema tantrico dello yoga, del Bhakti Yoga, e come effettivamente trarre beneficio dalle asana, dai movimenti finali, dal kirtan e dalla meditazione. Oggi parleremo di una danza millenaria introdotta da Shiva nello yoga che si chiama Tandava. Il Tandava è una danza molto interessante perché stimola, oltre che il nostro sistema linfatico, il nostro sistema endocrino, anche il testosterone, ossia l'ormone della crescita. Di conseguenza dovrebbe essere praticato generalmente solo dalle donne, dagli uomini, scusate. Le donne dovrebbero evitare questo tipo di danza perché una stimolazione del testosterone chiaramente porta a un innalzamento di caratteristiche più maschili che femminili. Questa danza dovrebbe essere eseguita dopo le asanas, quindi anche dopo il kirtan e la meditazione, e ci sarebbe un massimo di 5-10 minuti e un minimo di 1 o diciamo anche 3 minuti per chi è veramente bravo. Si immagina di impugnare un coltello, simbolo del coraggio, nella parte della mano sinistra, e un teschio sulla mano destra, che indica che ancora una volta rappresenta l'assenza della paura. Appena c'è un cenno, lo si può chiaramente praticare da soli a casa o in gruppo, appena c'è un cenno di un acciare, di un dada, di partire, bisogna saltare in questo modo, risaltare di nuovo, di modo da battere i talloni sui glutei, e a questo punto iniziare la danza di Shiva muovendo in questo modo i piedi. Proviamo. Ready? Jump. Baba na kevala. 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 Jump. Dopodiché si uniscono le mani. Con la mente e con il cuore, non scappa.